pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Da tempo le sue condizioni di salute erano precarie, ora è arrivato l'annuncio della scomparsa del grande maestro. Franco Battiato si è dunque spento nella sua casa a Milo, in provincia di Catania, come confermato dalla sua famiglia, che ha preferito i funerali in forma privata. Da tempo malato di Alzheimer, anche se la malattia non è mai stata ufficializzata, Battiato era assente dalle scene musicali e artistiche esattamente dal 2017, quando un incidente domestico lo aveva costretto a interrompere concerti e tour. Così si era rifugiato nella sua villa alle pendici dell'Etna ed era circondato appunto dai suoi affetti. Nel 2015 una caduta dal palco poco prima dei 70 anni era stato uno dei primi avvertimenti dell'aggravarsi delle condizioni di salute. Per moltissimi fan e non solo di Battiato, nato a Ionia il 23 marzo del 1945, lui è l'autore e interprete insuperabile di Centro di gravità permanente, uno dei suoi brani più famosi. Per questo, senza quel centro di gravità, ecco che rimane adesso un grande vuoto, perché il maestro, come era semplicemente chiamato, ha lasciato anche una serie di brani indimenticabili, come per esempio La cura, Voglio vederti danzare o Bandiera bianca. È sempre stato uno sperimentatore infaticabile che ha saputo non soltanto sondare nuovi stili ma anche unirli e miscelarli tra loro in modo sapiente ed equilibrato. Ha spaziato dal rock progressive all'avanguardia, alla musica d'autore, alla musica pop, iniziando la carriera negli anni 60. E infatti ecco che le sue prime esperienze musicali sono avvenute a Milano, dove si era trasferito a partire dal 1964. In merito al periodo lombardo, l'artista stesso ha ricordato: Milano allora era una città di nebbia e mi sono trovato benissimo. Mettevo a frutto la mia poca conoscenza della chitarra in un cabaret, il Club 64, dove c'erano Paolo Poli, Enzo Iannacci, Lino Toffolo, Renato Pozzetto e Bruno Lauzi. Io aprivo lo spettacolo con due o tre canzoni siciliane, musica pseudo barocca, finto etnica. Nel dubbio e nel pubblico, soprattutto a seguirmi, c'era Giorgio Gaber che mi disse: "Vieni a trovarmi". Il giorno dopo andai e diventammo amici. Ma non solo, fu proprio Gaber a procurargli il suo primo contratto discografico e offrirgli, insieme a Caterina Caselli, i due che conducevano il programma appunto Diamoci del Tu, nel 1967 anche la sua prima apparizione televisiva. In quell'occasione Gaber gli consigliò di cambiare il nome da Francesco a Franco per non essere confuso con Guccini, anche lui presente in quel programma TV. Da quel giorno in poi tutti mi chiamarono Franco, persino mia madre, racconterà appunto il musicista. Battiato, che da molto tempo praticava quotidianamente la meditazione, era un cultore di musica classica e sinfonica che nei suoi racconti sembra essere praticamente l'unica che lui ascoltasse. Però la lista delle collaborazioni è molto lunga e prevede anche appunto autori contemporanei, interpreti famosi come Claudio Baglioni, anche Enzo Avitabile, Pino Daniele, i Blu Vertigo, Tiziano Ferro, Celentano, i Subsonica e anche Marta sui tubi, senza contare il decisivo ruolo che ha avuto nelle carriere di Alice e di Giuni Russo. E allora ci lasciamo con un ricordo in musica e con quel classico che è proprio Centro di gravità permanente.